Se io vi dico Dragon Gate e vi dico che ho preso una testata così, completamente no sell, ma a voi cosa viene in mente? No, perché a me, a parte che prima mi devo riprendere, viene in mente uno e un solo nome, Kenichiro Arai. Sì, lui. Benvenuti tutti a questo nuovo appuntamento con un Lariatto al giorno. Oggi la prendiamo di testa. Questa situazione va presa così, non c'è alcun modo, perché Kenichiro Arai è conosciuto soprattutto per i suoi colpi di testa no sell. E pensate che ha iniziato la carriera come mid-card, ma poi sconfitta dopo sconfitta, match dopo match, niente, è sceso e sempre di più fino a inizio card. Una card che lo vedeva protagonista, sì, all'inizio, ma senza grandissime cose, finché non è stato notato da Akira Tozawa e non ha iniziato a lavorare insieme a lui nella Tozawa Juku, che è una specie di dopo scuola per migliorare le prestazioni in ring. Un dopo scuola dove, pensate, ad oggi, se fossero lì ad allenarsi, avrebbero tutti i giorni, tutte le mattine alle 8, il nuovo appuntamento di Lariatto, e sarebbero lì ad ascoltarlo su YouTube o su Spotify, dipende. A volte sarebbero in giro ad allenarsi, quindi con le cuffie ad ascoltare. Che bello, me l'ha proprio detto sia Kenichiro Arai che Akira Tozawa, quindi è proprio così. Però nel febbraio del 2008 un Lariatto al giorno ancora non c'era e quindi ritorniamo lì per capire che cosa ha fatto Kenichiro Arai, che insieme a Taku Iwasa è riuscito addirittura a vincere gli Open the Twin Gate, battendo i campioni inaugurali Masato Yoshino e Naruki Doi. La difesa, ovviamente, la prima e la seconda avvengono con successo, ma poi le cose non vanno così bene. Al terzo tentativo gli vengono strappate le cinture. Però i due non demordono e addirittura, insieme a Shinobu, nel giugno dello stesso anno riescono a vincere gli Open the Triangle Gate. E poi ovviamente riescono a fare un piccolo salto di carriera, no? Vincere zero match. Li perdono ovviamente la prima difesa e provano a riconquistarli a novembre. Però nella riconquista, in questo tentativo di riconquista, c'era una piccola clausola, una condizione a cui non si poteva esimere nessuno: in caso di sconfitta la Tozawa Juku si sarebbe dovuta sciogliere. Indovinate un po' com'è finita. Arai che non vince niente, viene schienato e insieme agli altri compagni di tag, una volta persa la possibilità di fare ancora parte di questo doposcuola, sciolgono il gruppo partecipando a una sorta di cerimonia di laurea. E allora noi contenti, ci siamo persi il rinfresco, ma sicuramente siamo contenti di aver raccontato la loro storia e ve ne racconteremo tante altre qui a un Lariatto al giorno. Continuate a seguirci ogni mattina alle 8 su YouTube e su Spotify, lo farebbe anche il nostro Kenichiro Arai, quindi fatelo anche voi. Anzi, chissà, magari Kenichiro Arai sta imparando l'italiano proprio grazie a questo. Sarebbe fantastico. Vabbè, basta tergiversare. Per oggi è tutto, ci risentiamo alla prossima.